Su quel che riguarda Porto Recanati, domani c'è un sopralluogo previsto con i nostri tecnici per capire un attimo di cosa esattamente stiamo parlando. Quella realtà di Scorsicci non è nuova purtroppo a questo tipo di attività, la strada è già stata chiusa anche gli anni addietro più volte, è una strada provinciale e anche quest'anno è stata toccata da erosione. Domani vediamo un attimo con esattezza di cosa si parla. Però io ci tengo anche a dire che su Scorsicci noi come Regione Marche lo scorso anno abbiamo messo 9 milioni di euro di fondi FSE, fondi europei, a disposizione del Comune di Porto Recanati, col quale c'è già una convenzione. Il Comune quindi deve redigere un piano di intervento, un progetto e poi promuovere una gara d'appalto con fondi già disponibili da parte della Regione Marche per 9 milioni per rafforzare di scogliere tutta la zona di Scorsicci. In questo caso la Mareggiata ha anticipato questo intervento. Bisogna capire un attimo di cosa effettivamente occorrerà per poter mettere in sicurezza quel tratto di strada. La strada è provinciale, noi come Regione Marche a questo punto faremo un sopralluogo insieme alla provincia proprio nelle prossime ore per capire se possiamo in qualche modo essere utili, però effettivamente sono lavori sicuramente di somma urgenza che dovrà farsi carico la provincia essendo la strada provinciale e il comune essendo il comune ovviamente direttamente interessato. Marina Montemarciano invece è nelle stesse condizioni di Scorsicci, nel senso che da anni e anni e anni quella zona viene toccata da erosione. Lì c'erano 14 milioni di euro fondi stanziati dal 2014, mai utilizzati in passato dalle passate amministrazioni. In questi tre anni di nostra amministrazione abbiamo messo in campo tutto quanto era possibile, la somma è lievitata fino a 17 milioni, ma abbiamo aumentato l'intervento come Regione Marche con 1,5 milioni proprio della Regione Marche. E i lavori sono stati già appaltati e sono lavori già iniziati nella zona di Falconara e anche nella zona di Montemarciano. Anche in questo caso le mareggiate che ogni anno avvengono su quel territorio hanno anticipato gli interventi che stanno portando avanti. Di conseguenza noi abbiamo già effettuato lì una ricognizione i giorni scorsi insieme al Comune. Il Comune ha già intrapreso un percorso di intervento di somma urgenza per circa 200.000 euro. E oggi proprio in giunta io proporrò in qualche modo di reperire una parte perlomeno di queste cifre per poter ristorare il Comune da qui ai prossimi mesi, che si sta facendo carico di una spesa non indifferente chiaramente. Quindi cercheremo per quanto sia possibile di ristorare il Comune di quelli che sono gli interventi di somma urgenza che stanno già attuando. Il sopralluogo l'abbiamo già fatto dalla settimana scorsa, anche se in queste ore mi risulta che ci sono stati ulteriori danni proprio anche in queste ultime ore che verificheremo prossimamente insieme al Comune. Lì la rete fognaria era stata toccata anche 2 anni fa, mi ricordo, stesso problema di questo momento, e noi come Regione Marche avevamo già ristorato il Comune, mi pare all'epoca con 90.000 euro proprio per mettere in sicurezza quel tratto di rete fognaria, quel tratto di strada. Poi successivamente sono stati stanziati sempre eccezionalmente per Montemarciano 200.000 euro l'anno successivo, credo 2 anni fa, e poi siamo arrivati al famoso 17 milioni, che questo è un grosso vanto per la Regione Marche, perché erano fondi che si stavano perdendo, erano stati inutilizzati per 7 anni dalla passata amministrazione, non solo li abbiamo rimpinguati con quanto serve, ma abbiamo portato avanti proprio la progettualità che prevede anche di prendere ghiaia dal fiume Sino per poter portarla sulla spiaggia di Montemarciano e fare un ripascimento di 80 metri di larghezza con tutta nuova ghiaia presa anche dal fiume Sino. Questa è una iniziativa che per la prima volta si pone nella Regione Marche, quindi otteniamo 2 piccioni con una fava, nel senso che puliamo il fiume e nello stesso momento ristoriamo la spiaggia.